Ciao a tutti, bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Io sono Rachele e oggi iniziamo un vlog. Uno study vlog. In realtà sto iniziando questo video più per me stessa che per voi perché ho bisogno di spronarmi. E sono un po' a terra in questi giorni e vi spiego subito perché. In pratica è uscito il calendario degli esami che devo dare in Pegaso. Se non lo sapete, per chi fosse nuovo, io studio con Pegaso, sono iscritta a una triennale di lettere. Ora, di solito il calendario esce inizio barra metà ottobre e gli esami dovrebbero iniziare da novembre in poi. Ok, è uscito il calendario qualche settimana fa perché ho avuto bisogno di riprendermi da quello che avevo visto e niente, mi sono resa conto che mi hanno messo praticamente quattro esami tutti a novembre. Quattro maledettissimi esami a novembre. Io quando ho letto questo ho detto scusate, no, non ci posso, ci sarà un errore, ci sarà un errore. Quindi ho aspettato perché poi ho parlato con la mia tutor. Se così si può chiamare, ma in realtà è la responsabile dell'ECP nel quale mi sono iscritta. Lei mi ha detto: oh, guarda, ci sarà una riunione e ne parleremo e vedremo. È cambiato qualcosa dopo questa riunione? Assolutamente no. Semplicemente ci hanno detto, ci hanno riferito che non ci saranno soltanto le date degli esami scritti in presenza, perché quei quattro sono in presenza, ma usciranno anche date per eventuali esami online. Ora la domanda che tutti quanti ci poniamo è: ma se io sblocco la sede, ok, di Catania per fare gli esami in presenza, quando escono le date online, sempre per Catania, vale il pagamento che io ho fatto per quelli in presenza o devo uscire altri soldi? Questo ancora non è dato saperlo. Quindi la disperazione è alta, è altissima, amici, però che devo fare? Non posso fare niente se non dare il massimo in questo mese, che già mi sta venendo da piangere, siamo al 12 ottobre, quindi io ho poco più di 2 settimane per studiare. Quattro maledette materie, quattro, quattro. E la prima materia che devo dare è storia e cultura della Cina. E meno male, ragazzi, che io l'avevo iniziata, storia e cultura della Cina, questa dopo l'estate. Stamattina sono andata a stampare praticamente tutte le dispense più le domande che ci sono a fine di ogni lezione. Va. Scusate, mi sono messa gli occhiali perché veramente non vedo una mazza. Perdonatemi quindi se avete il riflesso della ring light nei miei occhiali, però cioè, veramente non vedo un tubo. Per cui dicevo che mi sento molto molto stressata. Considerate che io sono stata una settimana a piangere intanto, perché non mi posso permettere di non superare gli esami per il motivo che vi ho sempre detto, insomma, vi metto magari il video in cui parlo di questa cosa nelle schede. Non passare gli esami significherebbe o sbloccare un'altra sede o rischiare l'anno prossimo di avere più materie del dovuto. E non è sempre detto, comunque ci sono sempre soldi nel mezzo. Non passo se non supero, non ci sono altri appelli e se non supero un esame, devo mettere in conto che devo sborsare soldi. Quindi cioè dire che sono devastata è dire poco. Quindi sto cercando di organizzarmi e di vedere che cosa riesco a fare. Non penso di riuscire a passarli tutti, perché sono sempre quattro materie, porca miseria, cioè ok che sono tre materie da 6 crediti, tipo storia e cultura della Cina, però è storia, cavolo, cioè, ci sono un sacco di date. E poi c'è una materia da 9 crediti, che ancora non ho neanche iniziato. Ho iniziato a vedere le lezioni della seconda materia, perché storia e cultura della Cina ho finito di vedere le lezioni, devo solo studiare. La seconda materia ho iniziato a vedere le lezioni e sono a metà delle lezioni che ci sono. Poi devo iniziare storia dell'arte moderna e Sociologia degli ambienti web e Internet Studies, mi pare che è quella da 9 crediti, che sarà decisamente più lunga. Però, visto che storia e cultura della Cina e
la seconda materia di cui adesso non mi viene, non so come si chiama. Comunque, la storia e cultura della Cina e la seconda sono proprio all'inizio di novembre, il 6 e il 7. Intanto finisco queste due. Appena finisco le video lezioni della seconda materia, passo subito alla terza materia e poi alla quarta materia. Raga, io non lo so. Beh, sì che sono esami scritti, per carità. Però, raga, sempre quattro materie sono. Quattro materie diverse devo ficcare dentro il mio cervello entro 2 settimane. Ma come si fa, raga? Ma come si fa? Comunque, raga, io adesso mi metto a studiare e non mi perdo in chiacchiere perché, cioè, il tempo è veramente poco. Devo confessarlo, non ho fatto granché, ma sto iniziando ad avere mal di testa e ho fame, quindi mangio un po' di riso e poi ritorno a studiare. Sì, devo tornare a studiare. Stavo dicendo se mi va e non Rachele, anche se non ti va, devi tornare a studiare. Oh! Riso qui nella ciotolina, pronto per essere mangiato. E io tra l'altro in questi giorni ho visto tutta la serie TV di Sherlock Holmes, quella ambientata ai giorni più recenti, mi pare nel 2010, e quindi adesso siccome l'ho finita non so cos'altro guardare. Non lo so, le altre serie che stavo vedendo si sono finite, cioè, ho finito tutto, non so cosa iniziare. C'è qualcosa che mi sproni, che mi diletta. Non voglio cose fitose. Allora, sono uscite altre date degli esami, cioè finora erano uscite le date in presenza, ora sono uscite anche le date online di tutte le materie, quindi io di ogni esame ho due appelli, uno in presenza, l'altro online. E questo, cioè, raga, è un margine, è tantissimo, quindi sono molto felice. Adesso mi sto facendo i miei schemi, vi faccio vedere, cioè, questo ancora lo sto facendo il mese di marzo, per esempio. Questi sono, ho segnato gli esami di febbraio, di novembre. Novembre è rimasto invariato perché questi sono gli esami che rimangono in presenza nel mese di novembre. Questi sono gli esami invece online nel mese di dicembre, quindi è probabile che io ne dia, cioè posso fare che me ne do due a novembre in presenza e due a dicembre in modalità online. Poi a gennaio non si fa niente perché noi abbiamo quattro sessioni d'esami. Abbiamo la prima sessione novembre-dicembre, la seconda sessione febbraio-marzo, la terza sessione maggio-giugno, la quarta sessione settembre-ottobre. Niente, raga, io mi sono tolta un masso gigante da dosso. Cioè, questa notizia mi ha rallegrato da morire perché stavo male, cioè, oggi con il mal di stomaco o un mal di cervicale che non vi potete immaginare, questa buona notizia era necessaria, necessaria, ci voleva come il pane. Comunque, ho segnato tutte le date, in pratica a marzo potrei tranquillamente finire tutti gli esami, quindi io avrei aprile, maggio, giugno, luglio e agosto liberissimi. Liberi, perché se voglio fare l'anticipo del terzo anno inizio a studiare
tipo magari cioè ad agosto stesso, per darmi i primi esami a settembre-ottobre, qualche esame prima. Però già a marzo io ho finito. Quindi in teoria, però non ce le ho le materie del terzo subito, devo aspettare comunque agosto. Da agosto potrei iniziare a studiare già per le materie del terzo anno, per l'appello straordinario che è settembre-ottobre. Niente, sono troppo contenta di questa cosa. Troppo contenta. Visto che comunque le mie sessioni sono novembre-dicembre e febbraio-marzo, credo che darò due esami per ogni mese praticamente, perché in totale sono 8 materie per quest'anno. Però ancora non ho capito l'ordine, devo riflettere su cosa dare prima e cosa dare dopo. Quindi, appena ho le idee un po' più chiare, vi faccio vedere come mi sono organizzata. Nel frattempo vado a dormire perché sono stanca, quindi ci vediamo domani. Buongiorno amici, oggi è un altro giorno, un lunedì. Ieri sono uscita, volevo riprendere ciò che avevo mangiato, ma la fame me lo ha impedito. Cioè, io mi sono letteralmente dimenticata di fare delle clip. Ho solo fatto una clip iniziale sul posto in cui eravamo, perché è un posto caratteristico a tema Harry Potter. Quindi di questo, del locale, ho fatto delle clip e ve le metto, ve lo faccio vedere. Era molto molto carino, siamo andati in quattro, io, Davide, Roberta e il marito di Roberta. Non mi vedevo con Roberta da una vita, perché lei con lo studio e il lavoro, io con lo studio e il lavoro, non siamo sempre, non troviamo sempre il tempo di vederci, però almeno ieri abbiamo trovato un po' di tempo per stare tutti quanti insieme. Il locale si trova a Biancavilla. C'è un po' di strada da dove siamo noi, però alla fine ne è valsa la pena, anche perché si è mangiato molto molto bene e la fascia di prezzo è all'incirca intermedia, cioè non è né troppo caro né troppo, cioè né economico, ecco. L'unica pecca del locale è che c'è veramente troppa poca luce e io facevo fatica a vedere il menù. Probabilmente è una cosa fatta apposta perché dunque, dà un po' l'atmosfera di Hogwarts, però raga, io preferisco la luce. Comunque, bando alle ciance, questa mattina sono qui seduta sulla mia scrivania, proprio sopra alla mia scrivania. Che carini! Per parlarvi, io per studiare, però sto attaccando il video per parlarvi di come mi sono organizzata, perché eravamo rimasti che vi tenevo aggiornati. Allora, prendo il mio secondo anno. Allora, per il momento io ho stoppato diritto, mi mancavano le ultime quattro lezioni, credo, 4-5 lezioni, l'ho stoppata per dare precedenza a storia dell'arte moderna, perché per il programma che mi sono fatta io, a novembre vorrei dare queste due materie, che sono storia e cultura della Cina, che il giorno 6, una settimana prima, cioè non vorrei dare due esami nella stessa settimana, ecco, potrei avere il tempo di ripassare per la seconda materia. Quindi, storia e cultura della Cina, questo il mese prossimo, e storia dell'arte moderna, due materie storiche da 6 crediti, ma stendiamo un velo. Il fatto che siano da 6 crediti potrebbe farmela prendere meno a male. Se riesco, se i piani vanno come devono andare, vorrei riuscire a trovare il tempo per dare anche diritto, ma non ne sono sicura. Infatti l'ho evidenziata, l'ho colorata di giallo perché non si sa. Sociologia l'ho lasciata, chiaramente perché è l'unica materia da 9 crediti, per il mese di dicembre. Quindi mese di dicembre vorrei dare sociologia, che credo sia questa qui. Sì, sociologia e diritto. Questa è storia dell'arte moderna, nel caso in cui non dovessi passarla, ma cioè, inutile,
questo riquadro è veramente inutile. Quindi queste due per il mese di dicembre, diritto e sociologia. Poi sessione febbraio-marzo, quindi l'ultima sessione, visto che ho due esami lo stesso giorno per febbraio, cioè ho sia didattica della media education che letteratura italiana 2 tra l'altro, e poi c'ho pragmatica che è quella da 12 crediti, che è la più pesante, tipo linguistica 2, per la quale devo anche leggere un sacco di libri. Quindi ho detto, mi do pragmatica che è da 12 crediti, al posto di darmi letteratura italiana che è da 9, mi do didattica della media education che è da 6 crediti, mentre per il mese di marzo mi darò letteratura italiana 2 e storia ed economia del mondo. Quest'anno un sacco di materie storiche. Questo è il programma per i seguenti mesi. Quindi, visto che sono più tranquilla e che adesso devo solo studiare, mettermi sotto, farò vari vlog, vari study vlog in cui studierò. Vi terrò aggiornati, però per oggi questo video finisce qua perché mi sono organizzata, ho ricevuto una buona notizia, quindi la condivido con voi. Fatemi sapere voi come vi state trovando in Pegaso, perché mi arrivano tanti messaggi di ragazzi e ragazze che si iscrivono, se anche voi vi siete traumatizzati per questo anno oppure sono stata l'unica, ma non credo. Quindi nulla ragazzi, grazie per aver visto il video, spero vi sia piaciuto, spero che vi abbia in qualche modo spronato a studiare. Io vi aspetto qui nei commenti, vi mando un grosso bacio come sempre, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!